generale militare. Il popolo di Casamare ed io non abbiamo bisogno di presentazione, vostro onore. Oggi fa troppo caldo per stare sulla tenti. Riposo. Niente guardie armate fra di noi. Dobbiamo percorrere insieme un duro cammino. La guerra e i disagi ci fanno fratelli. Fratelli che si aiutano fra loro con amore. A sole 50 miglia da questo luogo, gli austriaci attaccano i bravi difensori del nostro paese. Ma quei prodi resistono e non cederanno. Noi di Casamare dobbiamo essere degni di loro. I cannoni del nostro forte sono già puntati per impedire uno sbarco, ma più importante dei cannoni deve essere per noi il ricordo del Conte di Montecristo. Da questi stessi gradini egli pronunciò parole di libertà e di giustizia, allorché, ringuainata quella spada, volle lasciarla in retaggio al popolo di Casamare. Ora noi dobbiamo seguire il suo esempio per la libertà della patria e per essere degni di lui e dei soldati dell'indipendenza italiana. Mentre essi danno la vita, diamo almeno denaro per offrire loro armi contro l'invasore. In nome di Montecristo, tutti diano ciò che possono per la nostra difesa. È già pronto, eccellenza. Io ho letto la lettera. Mi sembra cosa urgente. Stai attento, guardi, tu sei troppo curioso. Non c'è male. Sì, ci sono cose preziose. Cose antiche. I di Morna abitano qui da secoli. Ecco un magnifico quartier generale. È il quartier generale di un governatore e nel cuore del suo popolo. Nel cuore o nella borsa? Ho detto nel cuore. Conte di Morna, onorato del suo invito. Governatore, perdoni, ma preferirei parlarle da solo a solo. Ogni colloquio con lei è per me un piacere. Questa volta io non posso dire altrettanto, ma spero di potermi ricredere. Io sono a sua disposizione per qualsiasi necessità. Contavo infatti su lei, signor La Rocca, e per questo ho appoggiato la sua nomina a governatore. La ritenevo fedele al nostro paese. Il popolo di Casamare è giudice della mia lealtà, signore. Sì, perché ha fede nei suoi discorsi. Magari potessi averne anch'io. Ha motivo di dubitare di me? Purtroppo, ne ho motivo. Ho intercettato una sua lettera spedita a un banchiere di Zurigo. Ingenti somme sono state versate sul suo conto. Non credevo che per lei essere ricchi fosse un delitto. Ma è un delitto aver rapporti col nemico, come dimostra la sua lettera. Potrei vedere questa supposta lettera? L'ho chiamata per questo. E se potrà dimostrarmi che la calligrafia non è sua, questa storia resterà fra noi. Ci resterà certo. Colardi! Di Morna. Ogni soccorso temo sia vano. Il vostro sciagurato padrone si è tolta la vita.
E io dovrò denunciarlo come traditore. Che cosa? Da questa lettera ho preso che egli era una spia pagata dall'Austria. Sarà resa pubblica appena compiuta l'inchiesta. I cavalli presto. Subito. La sua mano è annerita dal fumo, eccellenza. Tu hai occhi troppo acuti, Colardi. La mia curiosità è stata spesso utile ai suoi interessi, eccellenza. Anche il conte di Morna amava indagare troppo. E ha trovato la lettera? Che dici? Di lettere non c'è che la sua agli austriaci. Lei è sicuro che gli non abbia mostrato quel foglio a nessun altro? Sono sicuro. Il vecchio di Morna era un gentiluomo, Colardi. Ma il gentiluomo ha un figlio. Un bravo soldato, che anche ora è sulla linea del fuoco. A morir da eroe, voglio supporre. Ehi, diavolo, hai riconosciuto la via di casa, eh? Bravo. Indietro, la via è sbarrata, non si passa. Che cosa è successo, maggiore? Non vede che sto piazzando i pezzi? Torni indietro. Preferisco saltare la barriera. Cosa? Ho molta fretta, vado in licenza. Lei commette una grave insubordinazione. Come si chiama, capitano? Renato di Morna, ussari di Piemonte. Allerta! Renato! Sono attenti. Ai suoi ordini, capitano. Riposo, caporale. Avete fatto brusca e striglia? Sì. Vi siete sempre lavato il corpo? Oh, sì. Ieri perfino ho fatto un bagno. Quasi completo. Bene. E la coscienza è a posto? Sì. Oggi non ho rubato che questa. Se continui così non diverrai, sergente. Adesso vado da mio padre. Dopo vieni al rapporto, eh? Sì, capitano. Mario, Tony, sperate di prendere i pesci con vino? Ehi là, Gina, sei più bella delle tue rose. Non mi eri bene, amico. Io non sono amico del traditore. È di Morna. Dobbiamo intervenire, lo uccidono. Sì, aspetta. Indietro. State indietro tutti quanti. Indietro. Ma è di Morna, è il figlio del traditore, eccellenza. Rispettate l'uniforme che indossa. Mettetelo sulla carrozza. Il capitano non è stato ferito gravemente? No. E la notizia di suo padre? L'ha stordito. Come ha stordito anche altri? Mettetelo là, vicino al tavolo. Subito, eccellenza. Le mie stanze sono pronte, Marco? Sì, eccellenza. Grazie. Non credevo che ci saremmo riusciti, la Rocca. Vostra eccellenza. Ci troveremo molto bene in questo nostro nuovo quartier generale. Sì. Era necessario scegliere questo castello. Potremo così confortare meglio il nostro giovane amico. Mm. Lei lo fa rimanere? Ma ricordati, Colardi, questa è casa sua. Non ci farà delle domande quando sarà guarito? Bene, noi gli risponderemo. Sarebbe stato più semplice che lei non l'avesse salvato. Colardi! Dovevo permettere che un valoroso soldato fosse fatto a pezzi da una masnada di straccioni? I miei rallegramenti, governatore, per tanto patriottismo. Mm-hmm.
Bene, bene, Maria. No, no, di punta, non di taglio. E là! Un gran bel colpo, brava, bene, Maria. Tu mi colpisci sempre al cuore, Maria. Perché attacchi come un dragone, Rollo. Di taglio e non di punta. È un fioretto, non una sciabola. Ah, senti, le mie parole. Non dimentica ciò che dico questa piccina. Fortuna che non era una sciabola. Gli avrei tagliato le orecchie. Tanto non mi ascolta. Guarda, se io parto di botta dritta, tu che fai? Beh, io... Lui casca morto. Giacomo. Hai forse rubato di nuovo? Non ho rubato niente, signorina. Lo giuro su ciò che vuole. Quel cavallo. Ma è diavolo. Renato è qui. Dov'è Giacomo? Parla dunque. Una disgrazia. Sì, signorina. L'hanno ferito. Gli austriaci? E chi allora? Alcuni uomini che erano ubriachi. Ma il governatore è intervenuto e l'ha condotto al castello di Morna. Il suo nuovo quartier generale. Tocca a noi ospitarlo. Presto, zio, fa venire la carrozza. Maria, bisogna essere prudenti. Se la gente dovesse vedere Renato, certo vorrebbe aggredirlo di nuovo. Ha ragione lo zio, Maria. È meglio portarlo qui stanotte a Casamare. Sì, è giusto. Il buio ci faciliterà il compito. Così intanto avrò tempo di prepararmi. Maria, aspetta. No, zio, è meglio che vada da sola. Da sola? Nel nido degli sciacalli? No, Maria, senti. Saresti una governante molto poco graziosa e brontolona. E temo la tua impazienza. Scusi, ma Sua Eccellenza non riceve questo. Io voglio il capitano di Morna. Ma no, è impossibile, signorina, nessuno può entrare. Chi l'ordina? Io. Ma non mi aspettavo una visitatrice così graziosa. Vengo a vedere Renato, governatore La Rocca. Ah, davvero? Ha avuto una giornata terribile, ma la sua visita gli farà da balsamo. S'accomodi. Avanti. Una piacevole sorpresa, capitano. La signorina D'Orsini. Renato. Scusami se non mi alzo. L'accoglienza ricevuta a Casamare è stata così cordiale che senza il suo intervento non sarei certo qui. Una cosa dolorosa, signorina. È stata una mia fortuna che io passassi di là. Renato, povero caro. Come sciocca e vile la folla. Credere tuo padre colpevole. Forse gli sciocchi siamo noi, Maria. Mio padre ha sempre avuto una certa tendenza a mettersi al sicuro in ogni situazione. Non voleva tenere il vino in una sola botte. Vorresti dire che pensi sia stato un traditore? Il signor La Rocca mi ha mostrato la sua lettera. Il signor La Rocca adesso ti protegge. Se non fosse così, Maria, non ci sarebbero più di Morna. Anch'io sarei morto. Ma perché sei così freddo? Verso di me. Sono figlio di un traditore. E merito l'odio di tutti. Comprendo che vuoi rimanere col tuo protettore. Avevo intenzione di offrirti la nostra ospitalità, ma ora... Il signor La Rocca è molto gentile. Mi ha perfino permesso di occupare la mia vecchia stanza. Le memorie sono meno penose qui che in altre parti della casa. Certo, capitano. E farò di tutto per confortarvi. Buonanotte, Renato. Me ne vado per non diventare anch'io per te una memoria penosa. Thank you.
È come pensavo. Renato è tenuto prigioniero. L'ha detto lui? Non ha potuto. Anzi, ha finto con molta abilità di credere alla colpa di suo padre. Mi ha perfino trattata con grande indifferenza. Sei sicura che fingesse? Conosco Renato troppo bene per non capire il suo pensiero. Passeremo per il giardino e io gli parlerò. Sua Eccellenza immagina che le piacciono i fiori, capitano. Sì, grazie. Qualunque cosa le occorra, basta che suoni, signore. Stando su una gamba sola. Renato, io volevo... Va a casa, Maria, non abbiamo altro da dirci. La signorina è venuta di nuovo a trovarla, capitano. Ero di là e ho dovuto udirla. Maria è sempre stata molto romantica. Io invidio il fascino che lei esercita sulle donne. Lo cambierei volentieri con una gamba destra sana. Oh, lei guarirà presto. Chiuderò la porta perché non la disturbino. Grazie, Eccellenza. Le dispiace darmi quel bastone? A volte questi bastoni contengono spade. Buonanotte. Via, via. Nessun uomo è degno di lacrime. Che commercia in arte e a cui vengono anche confinati molti segreti. Anch'io ho l'abitudine ai segreti, signor Donner. Può parlare chiaro, queste mura sono sorte. Può darsi, ma io preferisco non correre rischi. Ecco fatto. Dunque, e come già le dicevo prima, lei vede che anch'io ho solo dei capolavori, dei disegni che valgono il suo Michelangelo. Non le sembra pregevole la mia collezione? Pregevole, ma forse non autentica come il mio pezzo. E i clienti si preoccupano molto che nulla trapeli di questo nostro segreto. Io rischierei assai più di loro se questo commercio venisse scoperto. Sicuro, ma lei ricorderà quel falso Rembrandt che ci vendettero una volta a Vienna. Fu una cosa piuttosto spiacevole. Quel Michelangelo, ripeto, è autentico. E quanto costerebbe il suo famoso pezzo raro? 20 milioni di lire. 20 milioni? Versati a Zurigo sul mio conto in anticipo. Io non sono autorizzato ad impegnarmi per tali cifre senza prima consultare i miei clienti. Il prezzo è in rapporto col valore dell'opera. Temo di aver fatto per nulla un viaggio così scomodo. Ma che le darà diritto a un'alta provvigione. Convinca dunque i suoi clienti. Sì, sì. Oh, signor Donner,
i suoi disegni. Ah, oh, beh, io... grazie. Colardi, ho bisogno di parlarti. Dunque, eccellenza, siamo diventati collezionisti d'arte. Serve il tuo spirito per eseguire con zelo i miei ordini. Ti do un incarico importante. Domani arresterai tutti d'Antorras. La loro casa è qui, sulla baia. È diventato un delitto abitare vicino al mare, eccellenza. Delitto è il tradimento. Perquisendo la loro casa, troverai questa. Una lettera per gli austriaci, come quella del conte di Morna. Esatto. Ma questa volta non ci sarà bisogno di un suicidio. Tanta da dar fuoco alla rocca e a tutti i suoi. E non è la stalla, signorina. Ferma! Hai rubato di nuovo delle pecore? Rollo! Maria, accade una cosa terribile. Sì, questo l'immaginavo. Giacomo, prendi dell'acqua. Tuo padre e tua madre dovrebbero chiuderti in casa. Sono morti. No. La rocca.
Gli uomini di La Rocca hanno perquisito la casa. Hanno finto di trovare una lettera compromettente. E poiché mio padre e mia madre protestavano, e figli hanno ucciso a sangue freddo mentre io ero tenuto fermo a forza. Assassini. Te l'ho detto tante volte, Maria. Se l'incendio è troppo violento, ti bruci le mani se vuoi tentare di spengerlo. Ma c'è chi tenta. Dalle guardie mi ha liberato un uomo con la maschera. Con la maschera? A Casamare c'è solo un uomo che oserebbe sfidare La Rocca. Sì, è ciò che penso anch'io. Ma è arrivato di morno, ha una gamba ferita. E quello invece è un diavolo. E parla con accento che non ho mai udito. Hai udito la sua voce? Sì. Ha fatto cenno alla spada di uno spettro. È meglio nasconderlo, ci faranno diventare tutti spettri. Ma eccellenza, se fosse un essere umano l'avrei trovato. I villici ci possono credere agli spettri, non i miei luogotenenti. Le nostre pattuglie hanno battuto ogni angolo del bosco, la città e la campagna. Ma non è là che dovevi scovarlo. Bisognava perquisire le case di chi diffida di noi. Ma non si tira sangue da una pietra. Tu resta qui. Penserò a tutto da solo. Mio Dante non vuole interruzioni. Oh, dignitosa coscienza e netta, come te picciò il fallo, amaro morso. La coperta non le copre bene la gamba. La mia gamba le è grata di tanta premura. Ma posso fare da solo. Sì, ma io amo l'ordine e mi piace che ogni cosa sia al suo posto. Ha ragione. Prego, dica al giardiniere di pulirsi le scarpe prima di portare i fiori nella mia camera. Ieri ha sporcato dappertutto. Ha fatto male. Se è stato lui. Scusi l'ora, signorina. Perquisite di sopra. Ho motivo di credere che lei sia in pericolo. Questa sua premura è imbarazzante, governatore. Il suo luogotenente ha già perquisito oggi la nostra casa. Quale suddita fedele, lei dovrebbe desiderare quanto noi di scoprire i nemici della patria. I nemici della patria o vostri eccellenza? Beh, in ogni modo, è meglio esservi amico. Molto meglio. Lo stanno i Dantorras, infatti. E il conte di Morna. Quelli erano dei traditori. Ma per fortuna non vi ombra di tradimento nel cuore di Maria d'Orsini. Le sue spie perquisiscono forse anche il cuore delle donne. A questo provvedo io. Se una donna è bella ed è vicina. Andiamo, fa presto. Vieni giù con noi. Mi dispiace, signorina. Speravo lei scegliesse i suoi ospiti con maggior patriottismo. Era nascosto in un ripostiglio, eccellenza. E questo vecchio gufo voleva farlo fuggire. Quando imparerai che il tradimento si paga, Dantorras? Quando tu prenderai dalla forca. No, no, no. La sua mente è stata sconvolta dal dolore.
ma c'è una buona cura per farlo risalire o morire meglio. Via, assassino! Ora so perché lei dà rifugio ai traditori, signorina. Credeva che gli avessi chiuso la porta in faccia dopo la strage della sua famiglia. Mi domando se lei non ha aperto la porta anche a quel cosiddetto spettro di Montecristo. Signora Locca, agli spettri non occorrono porte. Via gli schioppi, attento signora Locca, non uso riguardo a nessuno. Tu disarmo, Don Toras, mettetevi al sicuro. Entrate là, presto! Vado anche lei, eccellenza, niente privilegi per il governatore. Non toccatevi. Fate presto. Uscite. Aspettate. Diamo l'allarme per avere strada libera. Voi, su in casa. E voi, alle spalle. Che branco di idioti. Voce ora, Capitan di Morna. Renan, come hai capito? L'arma sul tuo anello. E poi solo chi giocò qui da bambino potrebbe conoscere queste rovine. Bisogna far sparire i cavalli o ci scopriranno. Renato, ti devo la vita. Capitano, sono stato uno stupido a credere che un di Morna potesse essere un traditore. Le nostre vite non varranno un soldo se la rocca ci prende. Io, vecchio soldato, nasconde i cavalli. Poi monti la guardia e mi avverta se qualcuno ti avvicina. Sì, mio capitano. E tu, Rollo? Ci occorre Giacomo per procurarsi provviste e portare messaggi. Quando sarà più buio va a cercarlo. Se riuscirò a trovarlo. È in quella sala, in fondo alla strada. Vado io. No, Maria, tu non farti vedere. Prendete il cibo e le coperte nelle sacche dei soldati. Forse dovremmo stare nascosti a lungo. Ma perché hai scelto questo travestimento? La statua di Montecristo contro la rocca. Il ricordo di un eroe morto è il miglior mezzo per vincere un traditore vivo. La rocca. Quando avrò la prova del tuo tradimento potrò rivelarlo a tutti i cittadini. Daranno ascolto a Montecristo. Non riuscirai a convincerli. La rocca è molto abile ed essi sono diventati tutti suoi schiavi. Dirò che ruba il denaro che loro offrono alla patria. E per averne la prova che sto al castello. Vuoi tornarci ancora? Sicuro. Se no la rocca capirebbe che lo spettro sono io. E non voglio. Ma io ho fretta di regolare i miei conti con lui. Capisco, Rollo. Ma conti anche con me. Che sforzi devo compiere perché tu mi guardi? Se ti guardassi a lungo non me ne andrei più. Quella sera al castello credevo di averti perduto. Ma hai fatto piangere. Ora però sorridi. Torna presto, amore mio. Renato fa un gioco molto pericoloso. Finiranno per accorgersi che esce. E forse Montecristo non se ne accorgerebbero. Ricordi la leggenda? Era in due luoghi nello stesso tempo. Sì, questa è la leggenda. Montecristo avrebbe potuto essere sia laggiù al castello che insieme a noi.
sì, eh? Eppure, le mie sciocche guardie non sono riuscite a colpirlo. Non è ancora chiusa la partita. Mentre lei cercava lo spettro fuori casa, eccellenza, io l'ho trovato sotto il nostro tetto. L'ospite ferito? Devi darmi le prove. Le mostrerò una camera vuota. Ho preso la precauzione di chiudere tutte le porte d'ingresso del castello dal di dentro. Amico Dante, capitano? Ah, certamente no. Chiunque gli sia. Grazie a Dio, hai fatto ritorno. Non mi hanno riconosciuta. E lo devo a Giacomo. Quel ladruncolo ha gli occhi di lince. Dopo però mi ha lasciata. Ma dove l'hai mandato? A portare legna al castello. Giacomo? Hai visto il capitano? Tenga. Due. Invece di contare il bottino, rispondi, l'hai visto? Sicuro che l'ho visto. Che ti ha detto? Ti ha chiesto del cavaliere mascherato? Per amor di Dio, vuoi smetterla con quell'arancia e darmi il suo messaggio? È quello che sto facendo. Prendi l'arancia. Uno di voi sa montare a cavallo ma non sa far poesie. I sospetti su me aumentano. Attendi sul viale del castello che un segnale appaia alla mia finestra. Poi lo spettro di Montecristo si lasci scorgere lontano, così uscirò inosservato. Aspettami alla quercia bruciata. Mio marito ha visto l'uomo mascherato, come vedo voi, tutto nero era, con la testa da morto. Ah, quante cose si vedono da ubriachi. La spada è sparita, no. Questo è chiaro anche per chi è ubriaco. Dicono che le orme del cavallo finiscono al cimitero. Ecco, lo senti? Anche il nostro denaro finisce al cimitero. Parla piano. Se Sua Eccellenza viene a sapere che parli e con... E chi glielo andrà a dire? Tu che ci fai pagare il pane a peso d'oro. E io ho dei tristi presentimenti. E anch'io temo qualche sventura. Ma state tranquilli, la rocca ci protegge. I nomi di quelli che hanno parlato contro voi sulla piazza, Eccellenza. Lombardi, Bertolacci. Invece di riferirmi per te con le zie, provi quell'impostore mascherato. Oh, signor Donner, benvenuto. Sono lieto di rivedere un ambasciatore dell'arte. Il mio cavallo si è pronto fra un'ora. E in piazza c'è un ronzio come in un nido d'api. Ah, quelle sono api senza pungiglione, signor Donner. Stia in guardia, quello è tutto occhi e orecchi. Se si accorge dei nostri negoziati... Oh, non ci pensi. È occupato dalla caccia di uno spettro a cavallo.
Mi porta la risposta? Sì, i miei clienti accettano le condizioni. Il denaro l'ho già versato sul suo conto in Svizzera. Allora le consegno subito il mio Michelangelo. Sì, ma non mi è piaciuto quel discorso sullo spettro, sai? No, dicevo così per scherzare. Ah, sì. Ah, io partirò per Argenta appena sarà notte. Farà bene, amico mio. Ecco, questo è il capolavoro. Vino? Oh, sì, grazie. I suoi clienti hanno acquistato un tesoro. Col suo sistema è facile diventare ricchi. Eccellenza, una riunione a Casamare. Affari di Stato, eh? Ah, vuole aiutarmi ad andare in biblioteca? Ha bisogno di aiuto. Purtroppo. Ha visto che sono riuscito a far entrare il mio povero piede nello stivale? A me non sfugge mai niente. Corardi, mi rega meglio, prego. Se continuo così, presto potrò montare a cavallo. Guardando i suoi stivali si direbbe che lei è montato a cavallo da poco. Gli stivali molto usati sono più comodi. Oh, certo. E quando la sua povera gamba sarà guarita, lei conta di tornare in Berra? Sicuro. La guerra è già arrivata fin qui. Puoi scoprire il volto, signorina Dozzini, e smettere la finzione. Tu sapevi che ero io? Me lo sono immaginato pensando al tuo animo romantico. Il piano è ben riuscito, amore. Beh, io speravo che scuotessi la loro fede in la rocca e allontanassi i sospetti da te. E invece ancora niente. Ma i frutti sono maturi. Giacomo ode ciò che dicono. Dimmi, Renato. Hai scoperto qualcosa di nuovo sui tradimenti del governatore? I negoziati di Sua Eccellenza con quel misterioso mercante d'arte sono giunti a compimento. E stanotte conoscerò il suo segreto. Sta attento, ti uccideranno. Non si può uccidere uno spettro. Ora va ad aspettarmi presso le rovine. E tu vada lei, caporale. Ai suoi ordini, capitano! Le armi sulla strada, scendete da cavallo e non muovetevi. Badate, la mia mira non sbaglia. Scenda anche lei, signor Donner. Ma questo è un sopruso, signore. Io sono un commerciante d'arte, non ho denaro e non appartengo a partiti politici. Allora non avrà niente di importante nelle tasche della giacca. Nelle tasche? No, niente. Ho soltanto una vecchia ricevuta di nessun valore. In questo caso me ne rimpiacerà consegnarvela. Oh, sì, no, sì, sì, subito. No, nella tasca interna, signor Donner. Lei usa per scrivere in codice cifrato le sue ricevute. Thank you.
Voglio quel libro. Aspettavo proprio che lei venisse a spiegarmi questo codice. Dopo che avrò visto chi c'è dietro la maschera. Toglielo. Certamente. Ecco fatto. Apri la porta. Vostra Eccellenza, ho sentito uno sbarco in biblioteca. Gioielli dello zar. Pietra bianca 9, la notte del 6. Non c'è altro su quella carta? Nient'altro. Ho decifrato il messaggio prima che Colardi arrivasse per l'ultima volta. Pietra bianca è una baia isolata vicino alla nostra casa. Ecco perché la rocca ha voluto allontanarvi di là. Mi domando che vorrà fare in quella baia. Forse vorrà fare quello che facevano i contrabbandieri ai tempi di tuo nonno. È il luogo per gli innamorati. E per le spie. Se ci vai ti accompagno. No, Maria. Non muoverti di qui fino a quando non potremo consegnare la rocca al popolo. Abbiate ancora un po' di pazienza. È già troppo che abbiamo pazienza. Ricordati, Rollo, anch'io ho un conto con lui. E tu non rimetterti a fare lo spettro finché sono via. Va bene. Ma dove speri di scoprire questo segreto? A Pietra Bianca, alle 9, domani sera. Presenta i suoi ordini. Ne prendo il comando. Compagnia,
Kennedy! Presidente, arm! Pier, arm! Compagnia, attenti! Deponete incrociati i fucili! Dietro! Front! Cinque passi avanti! Marsh! Uno, due, tre, quattro, cinque, al! Compagnia, alle armi, tradimento! Coronello, venga. Eccellenza, rinchiudeteli tutti. Eccellenza, sì. Rinchiudeteli tutti! Andi a prendere le loro uniformi e le faccio indossare ai nostri! Uccidete chi resiste! I tuoi portarelli a volte sono utili. Ma lei sbaglia, sergente zio, l'ho requisita, come fate sempre voi in guerra. Bravo, caporale. Metti ancora vino. Ti faccio le carte. Anche senza carte lo so che non ho fortuna. Forse ti diranno bene. Lo vedi? Questa carta predice un viaggio. E quest'altra... La morte, regina di picche. Ma non dar retta, Rollo. Questo è un passatempo. Le carte non indovinano. No, Maria. La morte perseguita la mia famiglia. Una volta o l'altra toccherà a me. Rollo, Maria! Renato, cosa accade? Gli austriaci hanno preso il forte. Gli austriaci? Ma è impossibile. La rocca li ha fatti entrare. Vado ad avvertire gli avamposti. C'è pericolo di invasione? Ma certo. Ora che hanno il forte, il nemico può fare degli sbarchi. E attaccare i nostri alle spalle. Ma sei proprio sicuro che fossero austriaci? Ho visto fucilare alcuni soldati e far prigionieri degli altri. E poi mi sarebbe bastato vedere la sentinella. Indossava la nostra uniforme, ma montava la guardia con lo schioppo sulla spalla sinistra. I nostri la portano su quella destra. Usurpatori maledetti. L'avamposto più vicino è a 40 miglia. E le pattuglie di La Rocca sono sparse ovunque. Avremo di peggio se non giunge in tempo. Figliuolo, vi impiegherai 2 giorni per arrivare. Lo so, conosco il cammino. No, non si tratta di questo. Intendevo dire che il tuo posto è più che mai al castello. E che ci farei ora? Là soltanto potrai sapere quando decideranno lo sbarco. E si saprà prima che rinforzi siano qui, potrai evitar loro di cadere in trappola. Lo zio ha ragione. Ritorna al castello. Vado io agli avamposti. Riuscirò. Sai dove sono? Certo che lo so. Bene, attraverso la campagna. Evita le vie maestre. Sarebbe meglio andarci in due per vie diverse. Vado anch'io. No, Maria. Resta qui, che almeno uno di noi si salvi. Rollo! Rollo! Confido in te. Dio ti assista. Ecco pronto il tuo vecchio sergente. Sì, non posso permettere... Va bene, sergente. Grazie, capitano. Credi che possano riuscire? Lo tentano per la patria. Io mi terrò vicino al castello. Ti ho già detto, Maria, che non devi muoverti di qui. E tu sta con lei. Giacomo, va a sellarmi cavalla. No, signorina, il capitano ha detto... Quando sarai più grande imparerai che le donne non sempre obbediscono ai capitani. Thank you.
Hai il permesso di passare di qui? Io ho un pezzo di carta scritta che mi ha dato il maggiore. Ehi voi, sul cavallo! Venite qua che vi veda! Lei sciupa le porte inutilmente, amico mio. Vostra Eccellenza muove le sue pedine troppo bene. Un'altra mossa sbagliata e perderà la partita. Avanti. Comunico a Vostra Eccellenza che abbiamo ucciso due uomini che cercavano di sfuggirci. Li avete identificati? Uno portava l'anello degli Antorras e l'altro era un vecchio sconosciuto. Molto bene, tenente. Fate rispettare i miei ordini circa il movimento dei civili alle spalle del nostro esercito. La mossa è a lei, capitano. Mi sembra un po' nervoso, amico mio. È perché perde la partita o forse perché conosceva quei due disgraziati? Cosa ne posso porre questo? Dei curiosi particolari. Vede, i fuggiaschi erano quattro. Rollo d'Antorras, un uomo anziano, una donna e un uomo mascherato. Ossia quello che cavalca meglio di quanto scrive? Sì. Forse un altro piccioncino viene qui a farsi arrostire. L'abbiamo trovata sulla strada di Argenta. Ce n'è voluto per prenderla. Sì, mi è facile immaginarlo. S'accomodi, signorina. Prego, segga. Questo è un inatteso piacere. Che non volevo offrirle. Oh, non ne dubito. Ma a che scopo lei e i suoi amici percorrevano la campagna pur sapendo di correre tanti rischi? Oh, le azioni delle donne in genere sono dettate dal cuore, eccellenza. Grazie, capitano. Ma la mia domanda era diretta alla signorina. Avremmo forse dovuto rimanere nascosti tra i cespugli come lepri in attesa che le guardie ci scoprissero? Ma interroga invece di rispondere. Io le ho chiesto dove andavate voi tre. Dove i suoi sgherri non potessero trovarci. Ho grande antipatia per le prigioni. Ma io non potrei mai mettere una bella donna in prigione. Lei resterà qui mia ospite. Marco! La signorina D'Orsini sarà alloggiata nella torre con una guardia alla porta. Sì, eccellenza. Oh, Marco, anche il capitano di Morna in torre. Mettetelo nella stanza in basso. Eccellenza, non riesco a capire. Credevo di aver parlato chiaro. Due di quei quattro sono stati uccisi. Ecco la terza. E voi siete il quarto. Prendetelo! Prendetelo! La morte dovrebbe essere più sottomesso. Via sulla torre! Prima le ho fatto una domanda, signorina. Non ritengo opportuno risponderle. Ma vi potrei costringerla? Non le ho ancora chiesto pietà. No, e so il perché. La pietà è come il patriottismo, il rifugio dei deboli. Bella apologia del tradimento. Tradimento di cosa? Sono giunto al potere agitando una bandiera. Ho lottato ed ucciso per giungervi, avendo ciò che possiedo, ciò che conquisto. Per qual motivo mi dice questo? Perché voglio che lei segua la mia sorte. Ma che strana dichiarazione d'amore. Se tale è... Lo è se lo vuole. E le conviene molto volerlo. Eccole subito le mie risposte. No, Maria. Avendomi nemico, lei non avrà più scampo. Questa mano è meglio unirla alla mia.
Il clima del paese può diventare pericoloso domani. Il clima? Cosa intende? Casamare riceverà delle visite. Ogni porta si apre usando delle chiavi d'oro. E lei sarà lontano quando le apriranno. All'alba sarò in viaggio per la Svizzera. Farà bene a seguirmi. Le truppe non sono mai gentili con gli oppressi, in specie con le donne belle. Come pagherà cara questo popolo la fiducia che ha riposto in lei? Ma pensi a sé, Maria. Partiamo insieme. In fondo sarà meno penosa la compagnia di un traditore che le attenzioni di un intero reggimento. Ci vuole un po' di tempo, anche per scegliere fra due mali. Rifletta pure. Mi mandi a chiamare quando ho deciso. Ordinerò ad un servo di andare a casa sua a prenderle il bagaglio. Si decida presto, però. L'invasione austriaca avrà luogo domani dalla costa. Domani? Chi te l'ha detto? La Rocca poco fa. Lui parte da Casamare all'alba. Perché ti ha fatto tali confidenze? Oh, questo non ha importanza. Renato, io farò aprire quella porta. Tu corri subito a dare l'allarme agli avamposti. Sono lontani, non c'è tempo. Ma riuscirò ad arrivare alle vecchie rovine. Alle rovine? E perché? Non vorrai, credo, nasconderti. Sì, con la cappa e la maschera. Poi parlerò al popolo di Casamare perché insulca. Aspetta. Dite a Sua Eccellenza che sono pronta a riceverlo. Ricevilo pure, Maria. Non mi allontano. Oh no, Renato. Non devi far pazzie. È facile dirlo, ma ora purtroppo ho compreso tutto. La Rocca ti vuole con lui. C'è solo una strada carrozzabile da Casamare alla frontiera svizzera. Potrai liberarmi. No, Maria. Io resto con te. Anche se sono fra le tue braccia, rabbrividisco il pensiero dell'orda nemica, del pianto del nostro popolo. Non c'è più speranza per Casamare e per il nostro paese se l'invasore sbarca. La sola speranza è che i cannoni del forte lo respingano. E ciò dipende da te. E tu, Maria? Che importa di noi, caro? La prego di seguirmi, signorina.
Vado a vedere. Vi affido la signorina. Non lasciarla sola neppure per un istante. Popolo di Casomare, io vengo a parlarti in nome dell'uomo che sguainava questa spada. La spada di Montecristo. Quella che è sparita. Ma lui non è Montecristo, è quello che ha la testa messa a prezzo. Tacete, ascoltate. Sì, ascoltate bene. I vostri padri hanno conosciuto questa spada. Ora vi giuro, per ciò che essa rappresenta, che siete stati traditi dal governatore. La Rocca è un traditore? Sì, non lo crederò mai. Io ci credo, non oserebbe dirlo se non fosse vero. Ci ha traditi, come? Lo vedrete come, lo vedrete quando il sole vi mostrerà la flotta austriaca pronta agli sbarchi. Cosa? Un uomo è pazzo, qualcosa di assumorto il cervello. Non potrà accadere, il nostro forte ci protegge da ogni flotta. Con un cannone sparerà un colpo contro l'invasore. Il forte lo hanno già occupato gli artiglieri austriaci. E i nostri dove sono? Gli austriaci? Sì, gli austriaci, ero presente io stesso. Sono entrati grazie al vile tradimento di La Rocca. Chi sei tu che accusa il governatore? Sì, fatti vedere, togliti la maschera! Sì, come ti chiami? Il tuo nome? Ma chi sei? Chi io sia non ha importanza. I vostri padri ebbero fede in Montecristo. Ed egli li protesse. Questa è la sua spada. Io sono la sua voce. Abbiate fiducia e venite con me. Andiamo al forte. Così ancora una volta Montecristo avrà salvato il popolo di Casamare. Al forte potremo sapere la vogliamo verità. Vogliamo seguirlo? Sì, vedremo con i nostri occhi chi c'è. Sono d'accordo. Vi seguiamo al forte. Andiamo, seguitemi. Di che menzogne ti servi per spaventare il popolo, capitano di Morna? Di Morna? Il figlio del traditore. Dice che è forte, già in mano degli austriaci. Prima di indurli a seguirti come oche, togliti la maschera. Fa vedere a tutti la tua livida faccia. Parla, di Morna. Sì, sono il figlio di Dimorna, ma mio padre non era un traditore. Lo è invece quell'uomo là che vi governa. Lui che per 20 milioni di lire ha ingannato la guarnigione e venduto il popolo. Inquicatelo con trave! I contadini si prepara ad assalirci. I nostri non saranno qui che tra un'ora. Bisogna respingere quella gente ad ogni costo. Basterà una salve di batteria per difendersi. Lo spero bene. Tutti gli uomini ai parapetti. E mostriamo l'uniforme. Non dobbiamo più fare la parte di spie. La granata di Giacomo aprirà la porta. Quella di voi verrà con me. Gli altri assalgono i parapetti. Avanti gli altri! Aprire il fuoco! Thank you.
partire prima di sera. Il vendicatore di mio padre, di Rollo, di Cantorra e di mio zio. Li andrai a raggiungere. I cannoni del forte salutano i tuoi amici a nome di Casamare. Ma non è per questo che ti avevano sono felice. Ora non ci separeremo mai più.